Prosegue il momento no per la Civitus Allianz. A Jesi i biancorossi perdono per 78 a 62, incassando così la quinta sconfitta consecutiva. Complice la contemporanea vittoria di Bisceglie nel derby con Taranto, Vicenza scivola al penultimo posto in classifica. Per fermare i marchigiani al settimo centro di fila non bastano i 17 punti di Bugatti, unico dei suoi in doppia cifra. Gli uomini di coach Cilio partono forte con tre triple ad aprire il tabellino ed una difesa efficace che garantisce il 17 pari a fine primo quarto. Jesi, però, ha solo bisogno di carburare e non appena aumenta i giri del motore allunga, andando sull'intervallo sul più 12. Dagli spogliatoi Vicenza esce con il piglio giusto e torna sul meno 7 con Antonietti, restando in partita sino all'inizio dell'ultima frazione. Due triple di Marulli consentono ai padroni di casa di prendere il largo e di toccare il più 18, divario poi confermato dalla sirena di fine gara. Dopo questo nuovo scivolone, l'obiettivo salvezza diretta si fa sempre più complicato. Per cambiare l'inerzia serve così un successo nel prossimo appuntamento, in programma fra due settimane dopo lo stop per la Coppa Italia. Sabato 23 al Palasport di Via Goldoni arriva l'Andrea Costa Imola, squadra reduce da tre vittorie di fila e in piena zona playoff. E meno male, amici sportivi, che perlomeno c'è la pausa di Coppa Italia. Però un po' che la squadra era in trasferta, un po' che cinque sconfitte consecutive sono veramente pesanti da digerire. Allora abbiamo pensato di coinvolgere un collega, Tommaso Stragapede, che per conto del giornale Vicenza ha seguito in questa stagione proprio l'Allianz. Vediamo se è in collegamento. Ciao Tommaso, buonasera. Buonasera, grazie per l'invito. Grazie, grazie a te per essere con noi a quest'ora tarda. E, anzitutto, Tommaso, come giudichi la squadra in queste ultime cinque sconfitte? Facile dire gli altri erano superiori, ma qualche segnale di ripartenza ce lo avevano dato i ragazzi di Cilio. Che cosa si è nuovamente inceppato, secondo te? Sì, sicuramente precedentemente a questa striscia negativa di 5 sconfitte c'era stata un segnale di ripresa da parte della Civitus Allianz, che aveva iniziato ad ingranare, a giocare meglio su entrambi i lati di campo, soprattutto in difesa contro le squadre con tendenza a segnare più alta di Vicenza. E infatti era riuscita a portarsi solamente 2 punti dalla zona della classifica che dà la salvezza diretta alla fine della classifica, alla fine della stagione regolare. Poi probabilmente non tanto il livello delle avversarie, perché è vero che le ultime due partite disputate sono state contro squadre di altissima classifica, ma in precedenza c'erano state anche delle gare più abbordabili che comunque non hanno avuto un risultato positivo. La sensazione è che ci sia stato qualcosa che si è rotto nel meccanismo del gioco, soprattutto a livello offensivo, dove la produzione, il fatturato della squadra è sempre molto, molto basso e fatica a scollinare quota 75-80 punti, e in controparte anche la difesa concede sempre tanto agli avversari e soffre soprattutto le fisicità. Ecco, soprattutto ragionando un po', ho dato un'occhiata stamattina alle statistiche di fase d'attacco e fase di difesa. Io mi sono fatto una mia idea. Tu dove pensi che sia il nodo cruciale? Nella difesa o nell'attacco? Probabilmente nella difesa, visto che parte sempre tutto da lì. Sì, parte sempre tutto dalla difesa, è una cosa che è una regola universale che vale per tutte quante le squadre di pallacanestro, perché se non si protegge il canestro poi è difficile segnare 100 punti per battere gli avversari, è molto più facile, soprattutto per una squadra che magari rispetto alle altre del girone non ha tantissimi punti nelle mani come Vicenza, tenere gli avversari ad un punteggio più basso. Quindi Civitus Allianz ha alcuni giocatori che dal punto di vista difensivo sono carenti in alcune zone del campo, anche tanti specialisti difensivi, però ogni tanto fatica a reggere qualche uno contro uno, specialmente per quanto riguarda dei lunghi magari di fisico all'interno del pitturato, oppure degli esterni molto, molto esplosivi sul primo passo, che sono in grado di attaccare il ferro, e soprattutto in contropiede o nelle
azioni in velocità, fatica magari a trovare la corretta rotazione per adattarsi alla circolazione di palla avversaria. In attacco invece è vero che quando la palla circola con molta velocità e si attacca in campo aperto, si riescono spesso a trovare delle buone soluzioni che aprono a dei tiri aperti e delle buone situazioni di partita, però a difesa schierata è una squadra che fa ancora tanta fatica a trovare il bandolo della matassa, soprattutto quando la difesa avversaria si schiera a zona, che è Non una. riescono a Sì, superare. è una tipologia di difesa che mette molto in crisi la Civitas Allianz. Certo. Tommaso, tu che segui sempre non solo la squadra, ma anche un po' le vicende societarie, hai nasato qualcosa? Si stanno facendo dei ragionamenti o si attende comunque la fine della stagione per capire poi come riorientarsi la prossima? Cilio, per esempio, è No, dalle sicuro fino a... informazioni che so io, Cilio è sicuro, ormai la stagione è arrivata alla conclusione ed è giusto che l'allenatore rimanga fino alla fine e prova a raggiungere l'obiettivo societario prefissato all'inizio del campionato. Per quanto riguarda il mercato, io penso che ormai sia stato chiuso con l'arrivo di Sanad la scorsa settimana, che ha rimpolpato il reparto esterni. Ormai penso si possa andare con questi effettivi fino alla fine della stagione. Com'è andato Sanad ieri? Sanad ieri ha giocato molto poco, ha giocato gli ultimi 3 minuti del secondo quarto e poi nel garbage time, nel finale della partita. Quindi veramente scampoli della partita in campo per lui, che dopo un esordio non facile contro la Rucker, che è una formazione di assoluto livello, e soprattutto dopo essere arrivato da appena 3 giorni, magari ci si aspettava qualche responsabilità in più in campo in questa seconda gara, soprattutto dopo un'intera settimana di allenamenti sulle gambe. Questo non è successo, ha avuto solamente dei piccoli ritagli di minutaggio nella sua partita, in cui comunque a mio avviso ha fatto vedere delle buone cose, soprattutto a livello di intraprendenza offensiva, dove si è preso un paio di conclusioni ben costruite. Bene, io Tommaso ti ringrazio molto per il collegamento di questa sera, ci ritroveremo prima della fine della stagione per tirare un po' le somme di questo campionato 23-24. Grazie, buona serata e benvenuto su R Sport. Ciao. Grazie a te, alla prossima.